Ecco gli ortaggi da piantare a marzo. Marzo, 4 settimane per piantare le proprie verdure. Ecco una selezione di alcuni principali verdure da piantare in questo periodo. È importante tenere a mente che le liste come quella proposta di seguito sono puramente indicative e che l'ambiente, clima, igrometria, eccetera, è sempre da prendere in considerazione per i lavori in giardino. Il giardiniere principiante deve perciò seguire il suo buon senso per evitare fallimenti e preparare bene il suo orto prima di qualsiasi coltivazione. Da piantare durante la prima metà di marzo aglio. L'aglio si moltiplica a partire dai baccelli che prendono il nome di bulbilli. Per piantarlo, bisogna creare delle file con uno spazio di 30 cm, infilare i baccelli nel terreno, facendo attenzione a coprirli bene di terra. La punta deve a malapena emergere dalla superficie, distanziare i baccelli di almeno 10/15 di centimetro. Cavolfiore. Il cavolfiore ha bisogno di un terreno molto fertile e un apporto di umidità regolare per potersi sviluppare. È da prevedere perciò un utilizzo costante di concime. Per la coltivazione, è bene privilegiare le piante belle ed eliminare le piante che hanno ancora il germoglio al loro interno. Per far ciò, basta passarle in rassegna visivamente. Per piantare il cavolfiore, bisogna tracciare delle linee da 60 a 80 cm di lunghezza, trapiantare allo stadio 3 a 4 delle foglie, distanziare le piante da 10 a 12 cm. Lattuga. La coltivazione della lattuga si effettua in un terreno sufficientemente ricco di humus, tra il 3 e il 5% minimo. Esistono diverse varietà di lattughe, che devono essere adattate alla stagione di coltivazione. Per la coltivazione, tre consigli: piantare le piante robuste senza intervenire, ricoprire le piante un po' indebolite prima della coltivazione, ossia rimuovere le parti alte delle foglie. Cipolla. La tecnica della coltivazione della cipolla è simile a quella della scalogna e dell'agli. Per piantarla, bisogna tracciare delle linee a seconda dello spazio disponibile, distanziandole da 20 a 25 cm, piantare la pianta a 4 cm di profondità, distanziare i bulbi di 10 cm. Da piantare nella seconda metà di marzo cavolo cappuccio. Il cavolo cappuccio è adatto ai climi freddi e piovosi. La coltivazione avviene in un terreno fertile e profondo. Quando la pianta raggiunge lo stadio 6 a 8 delle foglie, è il momento di piantare. Le piante che possiedono il loro bocciolo sono da privilegiare. Prima della coltivazione, si consiglia di ricoprire la pianta con terricciato, ossia immergerla in una poltiglia argillosa specifica preparata dal giardiniere. Questa tecnica permette di favorire la ripresa della crescita della pianta e di assicurare un radicamento migliore. Dopo la coltivazione, bisogna tenere la pianta all'ombra con una cassa capovolta, innaffiare generosamente, pacciamare attorno alla pianta. Se il video è stato interessante, lasciate un like e commentate, e se volete novità iscrivetevi al canale.